Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi faccio vedere le mie ricettine per una settimana, ovvero, poiché voi sapete che io per un mese non mi sono allenata purtroppo a causa dell'intervento, adesso dopo un mese senza allenamento, infatti si sono scesi tutti i muscoli, questo è quello che resta, cioè praticamente zero, e di dieta sregolata, comunque con numerosi sgarri eccetera, adesso ritorno a dieta e ad allenarmi, quindi parto carica e grazie a voi che mi avete chiesto di vedere le mie ricettine su Instagram. Sarò ancora più motivata perché ovviamente dovendo filmare non posso filmare le cose sgarro, so poi mi dite ah ma come, avevi detto che mangiavi sano, quindi motiviamoci a vicenda ragazze, una settimana di ricette che vi faccio vedere sane, quindi un cosa mangio e facendo vedere che le mangio davvero le cose che cucino, che sono buone davvero. Quindi il messaggio è quello di stare in forma mangiando cose sane, light, però buone, gustose, e quindi 7 giorni in cui perdere un po' di liquidi in eccesso e rimettersi un po' in forma. E ovviamente un pasto sgarro settimanale ci sarà comunque, un giorno a settimana un pasto lo facciamo libero. Inizio col consigliarvi sicuramente a colazione le barrette Food Spring. Queste qua sono quelle che vi aiuteranno anche a fare una colazione buona, però gustosa, perché sono molto molto buone. Io ce l'ho in frigo e praticamente questo è quello che resta perché le adoriamo sia io che Dario. Queste sono gusto nocciola, anche gusto biscotto e gusto cioccolato, sono buonissime. Allora queste qua le mangiate o a colazione o a merenda, quindi ad esempio, che ne so, fate colazione con una barretta di queste che ripeto sono molto molto buone, soprattutto se le tenete in frigo, e sono proteiche, basso contenuto di carboidrati, state in forma. Ad esempio a colazione mangiate la barretta e a merenda magari vi mangiate uno yogurt, ecco questo è il senso, oppure se la mangiate alla mattina lo yogurt, a merenda vi mangiate una barretta. Cercate di mangiare una volta al giorno perché veramente sono buonissime e vi aiutano a mangiare bene. E io le mangio sempre di solito a merenda, quindi ad esempio adesso io mi devo andare ad allenare, un'oretta prima mi mangio una barretta, ho tanta energia, è low carb ed è proteica, quindi che va bene per mettere massa muscolare e tonificare il corpo. Vi ricordo il mio codice sconto che è CarlitaYT, quindi CarlitaYT ve lo scrivo qua, tipo Carlita YouTube. Sul sito di Food Spring avrete da adesso, se ordinate subito, il 25% di sconto, se no avrete sempre il 15% di sconto, solo le prime 10 persone avranno il 25%. Comunque se non riuscite ad ordinare in tempo, anche domani, dopodomani, insomma fra una settimana, avete sempre il 15% di sconto con questo codice CarlitaYT, quindi un ottimo sconto. E visto che ci sono, vi consiglio anche 2 integratori top che vi aiutano a dimagrire. A colazione prendo sempre le Daily Cups, che sono degli integratori di vitamine, che soprattutto in questo periodo dell'anno, io comunque soffro di pressione bassa eccetera, queste mi danno energia, sono delle vitamine che fanno benissimo. E poi prendo la carnitina, questo è un integratore, un attivatore metabolico, quindi aiuta ad accelerare il metabolismo, soprattutto se siete in quella fase che non riuscite a dimagrire, vi aiuta a bruciare, a dimagrire. La carnitina se ne prendono 3 al giorno, se mi alleno le prendo un'ora prima di allenarmi, se non mi alleno ne prendo 3 al mattino. Questo è quello che prendo io come integrazione, che vi consiglio sul sito Food Spring, codice sconto CarlitaYT. E adesso iniziamo con le ricettine, pollice in su al video. Ciao ciao. Registro questo primo pezzettino di vlog con il cellulare, con l'iPhone, perché la mia nuova fotocamera, il mio nuovo gioiellino dopo l'ultima rottura dell'ultima fotocamera, è sotto carica. E l'ho comprata una settimana, ancora non ho avuto il tempo di provarla, quindi la proveremo assieme in questo vlog, la facciamo caricare un po'. Sto preparando la mia cenetta healthy light Carlita style, perché siamo stati a Capri, se mi seguite su Instagram lo sapete, e abbiamo mangiato tantissimo, oggi abbiamo soffocato, quindi torniamo alla mia cenetta light. Qua ho fatto un bel po' di polpo scaldato, a me piace tantissimo. E qua questi 2 spiedini di pesce e verdure, melanzane, e questi qua sono i germogli di soia, buonissimi, a noi piacciono tanto. E poi ho fatto le salsine, già su Instagram ho messo poco fa le story, seguitemi sempre Carlita Dolce su Instagram, metto un sacco di story, anteprime. E intanto mi avete chiesto che volete sapere come le ho fatte. Allora qua ho messo un po' di salsa di pomodoro,
della paprika e ho mescolato, poi ho aggiunto un po' di sale, erba cipollina e dei pezzetti di peperoni, quelli là tipo sottaceti, e quindi è venuta tipo una salsa cipolla e peperone alla paprika, è buonissima questa qua. E questa qua invece è la mia solita salsina in cui mischio la salsa di soia col limone e ho aggiunto anche un po' di prezzemolo, peperoncino e aglio, così a macerare per dare sapore. E poi qua l'insalata, scusate per i piatti di carta, però non voglio passare la nottata a fare i piatti, già è mezzanotte, siamo tornati poco fa con l'aliscafo da capri. E qua ho fatto insalata con cetrioli e siamo pronti per la cenetta. La cenetta è pronta, guardate che bell'impiattamento con il nostro polpo, lo spiedino di pesce, melanzane, peperoni, germogli di soia, l'insalata. L'insalata è là nell'orto, qua mi sono messa un po' del brodo del polpo che io lo bevo da quando ero bambina con sale e pepe e adesso ci vado a mettere le salsine così. Questa ci sta benissimo qua sopra sul polpo. Ecco qua, buonissimo. Questa qua anche, io la metto un po' qua e poi dopo lo intingo anche dentro. Ecco qua, vedete, viene buonissimo. Buon appetito, amore, vieni. Ragazze, com'è questa videocamera nuova? Fatemi sapere. Allora, pranzetto super healthy light Carlita style con tacchino fatto alla piastra, un po' di verdurine crude, quindi cetrioli in questo caso, un po' di verdurine cotte. Oh mio Dio, si è appannato tutto. Le verdurine cotte sono tipo il cavolo verza, comunque quello tondo, che ho fatto semplicemente con un po' di salsa di pomodoro e poi ho messo ovviamente l'olio a crudo. Io uso questo qua che mi piace tantissimo, aromatizzato al rosmarino, un cucchiaio, e le gallette a parte, mangerò qualche galletta a parte come fonte di carboidrati. E questo è il mio pranzo, buon appetito. Mi giuro. Cosa sono queste verdure? Oh mio Dio, buonissime. Se per farvi capire, questo è quello che non so come si chiama, se si chiama cavolo, cappuccio, verza, non lo so. Comunque questo qua, ho tolto tutte le foglie, l'ho lavato e l'ho messo in salsa di pomodoro, semplicemente con coperchio, pochi minuti, un po' di peperoncino, sale, buonissimo. Pronti per la scenetta, ragazzi, in stile giappo, qua ho preparato già tutte le salsine, già vi dico il mio trucchetto per la salsa di soia light, così viene meno ritenzione, io la mischio con il limone, faccio molto limone e un po' di salsa di soia, così è meno salata. Qua c'è lo zenzero, come sapete lo adoro, un po' di wasabi, peperoncino. Vi faccio vedere, voglio fare questi qua, gli spaghetti di soia. Dato che voi su Instagram mi chiedete sempre come li fare, adesso ve li faccio vedere. Questi qua sono buoni perché, vabbè, io prima di tutto li adoro, mi piacciono proprio di sapore. E poi hanno pochissime calorie, sono praticamente low carb. Quindi li potete mangiare anche se siete a dieta, insomma, sono molto fit. Se guardate il profilo, infatti, c'ha tipo zero grassi e pochi carboidrati, quindi è molto low carb e poi sono buoni. E si può fare sì anche questi roll così, casomai la prossima volta li faccio. E invece ora ho preparato qua il sughetto con peperoni tagliati a julienne e germogli di soia. Un po' di cipolla, ma potete mettere le verdure che avete, spesso metto le zucchine, le melanzane, quello che volete. E importante, salsa di soia e sesamo. Qua adesso vado a fare gli spaghetti e qua ho preparato come fonte proteica il mitico salmone, ovviamente lo sapete che lo amo, e poi ci sta bene vicino agli spaghetti di soia. E io ci metto sopra il sesamo e un po' di prezzemolo e lo faccio cuocere così, tranquillamente senza olio, perché già comunque un pesce grasso, però c'ha grassi buoni. E qua le verdurine per condire l'insalata. Ci siamo, dai! Ragazze, la scenetta è pronta, guardate come sono brava, sono brava, sono brava, sono tanto brava, me lo dico da sola. Comunque il salmoncino è qua, pomodorini decorativi, i nostri spaghetti di soia, anche per Dario.
e la insalatina da condire con i cetrioli. Guardate che buona. E qua ci sono appunto le sarsine. E questa è la mia cenetta. Vi piace, ragazzi? Guardate che bello. Adoro. Ragazzi, non so voi, ma io non ce la faccio a pranzo d'estate ad accendere la cucina. Apro il frigo e mangio robe fredde, quello che trovo. E oggi ho preparato, ho messo rucola, pomodoro e a fette. Questa è una cosa che faceva sempre mia mamma quando ero piccola. È troppo buono con il pomodoro a fette. E poi ci ho messo la Philadelphia Light sopra, un po' di sale, pepe e origano. E il basilico anche buonissimo. Poi ho messo Philadelphia come se non ci fosse un domani, un po' di sott'aceto, altri pomodori, poi del prosciutto cotto, perché vi ripeto, non ce la faccio, cioè mangio sempre freddo. Poi la sera, che si rinfresca, cucino, faccio la pasta eccetera, e accompagno col pane di segale integrale, quindi così non accendo la cucina. Acqua e limone con cannuccia, immancabile. Ah, l'olio, ho dimenticato l'olio. Come ho potuto? Anche le olive nere. Comunque non so voi, ma io adoro le olive, sia bianche che nere. Yummy. E rotolini di prosciutto cotto. Ma guardate che meraviglia, che bel piatto fitta. È vero, mamma? È super fit. Prosciutto. Buonasera, ragazze. Stasera per cena ho preparato un tipico pollo, petto di pollo, però con questa spezia che è molto buona e l'ho comprata da Tiger. È a base di cipolla, pomodoro secco, sedano, peperoncino, comunque è molto buona, mi piace tantissimo sul pollo. Peperoni piccolini che ho fatto sempre sulla piastra assieme al pollo, e queste sono le verdure che sono avanzate di oggi, che voglio far provare a Dario, sono buonissime. È un bel piattone, non manca mai di insalata, ci ho aggiunto anche i funghetti. E poi sopra ho messo l'olio al tartufo, questo qua, che mi piace tantissimo, un bel cucchiaio di olio, vi giuro che ha un sapore troppo troppo buono, sono praticamente dipendente da quest'olio, l'ho messo un cucchiaio d'olio e buon appetito. Amore, che ne pensi? Petto pulito. Ci mancava. Buono. Buonasera ragazzi, stasera una cenetta fit ma che vi soddisferà. Ho fatto gli spaghetti di soia, che praticamente sarebbero questi, ed è una cosa che a noi piace tanto, hanno praticamente pochissimi carboidrati, quindi sono tipo low carb, sì. E sono molto buoni. Dentro ci ho messo carotine a julienne e gamberetti e un po' di salsa di soia. Poi qua ho fatto il salmone alla piastra con erba cipollina e sesamo, le melanzane. E qua ci sono un po' di gamberetti, un po' di, come si chiama questo, lo zenzero, che a me piace tantissimo. E una bella ciotolona di finocchi, che veramente sono super detox. Cioè, te lo dovete vedere, non ce la fa più, vuole mangiare. E qua ci sono le sarsine, la mia salsa di soia al limone con prezzemolo, lo sapete, questa ve la faccio vedere sempre. E qua un'altra sarsina fatta con salsa di pomodoro, peperoni, quelli al naturale in barattolo, l'ho fatto tutti a pezzettini. Anche qua ho messo un po' di salsa di soia, un po' di tabasco e viene buonissimo, un po' di sale, erba cipollina, viene tipo agrodolce, molto molto, ah, e un po' di aceto balsamico. E buon appetito, mio amore ha fame, quindi buon devo appetito. Chiudere, ciao a tutti. Anche il pre-nanna stasera, di solito lo facciamo sempre, a meno che non si fa proprio tardissimo, anche se adesso è la mezza, quindi comunque è tardi, oppure stiamo tipo scoppiando, ma visto che abbiamo ancora fame ci facciamo un bel yogurtino, un pre-nanna proteico con yogurt greco con la trubia, vero amore? Eccola qua, dolcificante senza calorie. E poi ci mettiamo sopra la mitica cremina al cacao di cui vi ho fatto il video tanto tempo fa ormai, e poi un po' di nocciolino, un po' di gocce di cioccolato fondente. Yummy, ed è molto molto buono e appagante, perché io voglio andare a dormire con la pancia piena. Cenetta oggi super healthy, amore, questo piatto è super pulito, è super fit, è super light. Sembra la bandiera. È vero, è bellissimo, sì. Cioè praticamente sì, nulla di più semplice, tonno, anche la stessa soia ci sta, hai ragione, riso basmati e zucchine. E adesso ci mettiamo poi salsa di soia, un po' di tabasco, anche un po' di limone e un po' di questo, la paprika affumicata, questa ci sta benissimo. E voilà, buon appetito, super fit. Ragazze, stasera per cena
carbonara fit Carlita style. Il mio piatto è più abbondante di quello di Dario. Amore, e io devo crescere, amore. Abbiamo messo anche l'olio a crudo e parmigiano. Buonissimi. Poi il pollo con le verdurine e il curry. Buonissimo. Ragazze, stiamo provando in diretta il pesce dell'Eurospin, quello là surgelato, i filetti di branzino. Com'è, amore? Buono. L'ho fatto semplicemente in padella, comodissimo. Scusate che si appanna. E poi qua ho fatto le verdure, le zucchine, sempre così stufate con l'acqua. E poi ci ho messo un po' di paprika, sale, pepe, olio e un po' di limone. Com'è? Assaggiamo. Buono. Buono. Raga, vi giuro, non sembra che sia surgelato. Un affare, devo comprarlo più spesso. Grazie, abbiamo messo anche un po' di riso basmati con la paprika vicino. È buonissimo questo piatto, provatelo. Sera il nostro chef Carlita. Tra poco, ragazze, mi aprirò un ristorante fit, vi avviso, Da Carlita Fit si chiama. E ha preparato un piatto multifunzione dove abbiamo messo rucoletta con gamberetti e noci. E Dario ci ha buttato le noci perché è un piccolo piggy, ci ha buttato, ha detto, il suo tocco di classe. Poi ho fatto nella stessa padella così al vapore il filetto di salmone e le zucchine senza olio, perché comunque il salmone già è molto grasso. E adesso metterò anche un pochino di olio a crudo, però poco, perché il salmone, ripeto, già è molto grasso. Amore, ho già detto che il salmone è molto grasso? No. E quindi, ragazze, sulle zucchine ho messo il curry, e qua ho messo il sesamo, erba cipollina e basta, un po' di cipolla. Amore, com'è? Buono. Buono. E anche un po' di salsa di soia ci va. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ta-da, ragazze, mi sono fatta una pizzetta. C'è tanto vapore. Comunque ho fatto questa pizzetta con albume e farina integrale improvvisata. Non ho messo né lievito né bicarbonato, nulla. Praticamente ho mischiato la farina integrale con l'albume, semplicissimo. Un po' di sale in padella col coperchio, poi ci ho aggiunto la salsa, i funghi e il prosciutto. Adesso ci metto un filo del mio olio bea, l'olio bea. Questo è quello che ho comprato da Lidl dovrebbe essere, vabbè, comunque. Un po' d'olio, ok, e ci metto anche un po' di rucola. Adesso vi mangio questa bella pizzetta. Yeah! Ma è troppo carina, sono la regina dell'Irtilight Fit. Ragazzi, stasera mangiamo il pollo allo spiedo, perché è una cosa che comunque ci piace e anche per cambiare. Però io non mangio le patate, quelle là che fanno col pollo di solito, perché sono piene di grasso e non le digerisco. Per fare una cosa più sana le faccio in casa, quindi vi faccio vedere come le faccio. Le patate le ho semplicemente lavate, messe un po' a bagno nell'acqua, non ho neanche tolto la buccia, come potete vedere, e le ho fatte a spicchi molto grandi, vedete, e sono praticamente patate che non ho sbucciato, ma ho pulito benissimo. Nell'acqua che bolliva ci ho messo un po' di sale, e appena bolle le butto nell'acqua e le faccio stare giusto 2-3 minuti, dopodiché le passo nella pirofila e le ungerò e metterò le spezie, le metterò nel forno molto bollente. In questo modo vi verrà una patata croccante fuori e morbida dentro. Poi preparerò anche io le mie salsine per evitare il ketchup e la maionese. Faccio tutto in casa. Ecco come mangiare il pollo allo spiedo in modo un po' più sano e leggero. Le qua, ragazze, scolate e messe in pirofila. Con da un lato ho messo le spezie e il rosmarino e dall'altro la paprika. Quindi adesso vado a mettere un bel filo d'olio e poi le mescolerò un pochino stesso con le mani. In questo modo si impregnano di olio, non si attaccano e vengono molto molto croccanti. Ecco qua, l'ho fatto io di gusto. Ecco qua. Ho infornato le mie patate in forno preriscaldato e molto molto caldo. In questo modo occorrerà meno tempo e verranno molto croccanti.
Ragazze, ecco la nostra cena con le patate bigusto, il polletto con l'insalata e le salsine, ketchup e la salsina bianca. Di entrambe trovate il video su YouTube. Buono amore? Sì. E le patate, buon appetito, che bella cenetta, wow. Grazie amore. Grazie amore. Un vallenato desesperado, una cartica che io guardo dove te scrivi, che te sogno e che te quiero tanto.